Bene, salve, buonasera. In questo trasferimento serale, vista l'ora tarda, volevo fare alcune riflessioni, sempre naturalmente a livello di chiacchierata, senza particolari accenni accademici, sulla identificazione delle persone, un'attività tipicamente di polizia, ma non necessariamente di polizia, anzi, è un'attività che generalmente svolgono tutti i pubblici ufficiali nel momento in cui debbono procedere ad attività del loro ufficio. Non a caso l'articolo 651 del codice penale, che è una contravvenzione, prevede che laddove il pubblico ufficiale motivatamente deve acquisire notizie sulle generalità delle persone, queste non possono rifiutarsi di fornirle. La generalità intendiamo non soltanto il nome, il cognome, la data di nascita, e quindi elementi di identificazione della persona. La persona viene identificata in ragione del suo nome, cognome e data di nascita, ma anche tutti altri elementi, quali la residenza, il lavoro, cioè tutto ciò che motivatamente il pubblico ufficiale richiede alla persona. Questo è il 651, quindi contravvenzione al codice penale. Tra l'altro la giurisprudenza in materia si è espressa in maniera molto netta. Non è necessario che venga fatto chissà che cosa per trasgredire a questa regola contravvenzionale. È sufficiente che la persona si rifiuti una volta affinché il reato venga perfezionato. Quindi anche quando si sente dire in ambienti tra colleghi di lavoro, la persona fa difficoltà. La Cassazione è chiara: se la persona si rifiuta, scatta la contravvenzione. Ma la contravvenzione, se vogliamo, parallelamente si viene a individuare invece un delitto, che è previsto dall'articolo 495 del codice penale, quindi in quel caso è chiaro, bisogna accertare l'elemento del dolo, proprio perché è un delitto. 495 del codice penale invece prevede le false dichiarazioni, l'identità personale e altre generalità che vengono richieste. Quindi da un lato c'è il rifiuto, che poi è quello che interessa questa riflessione, 651 codice penale, contravvenzione, dall'altro l'articolo 495 dello stesso codice, ma che è punibile a titolo di delitto e quindi il pubblico ufficiale deve anche dimostrare l'esistenza dell'elemento soggettivo, cioè che avere dichiarato falsamente fatti, circostanze pertinenti alla propria persona, la richiesta del pubblico ufficiale o comunque fornita al pubblico ufficiale, costituisce un reato. Restando nell'ambito quindi delle generalità, questi sono gli obblighi che vengono richiesti al cittadino italiano. Anche qui non è previsto da nessuna parte che il cittadino italiano debba avere con sé i documenti di identità o anche semplicemente di riconoscimento. E quindi, quando talvolta si sente dire gli ho chiesto i documenti, non me li ha dati, quindi lo denunci per cosa? Non lo puoi denunciare certamente per il 651, perché il 651 configura il rifiuto delle generalità, non c'entrano niente. Quindi consiglio pratico, consiglio operativo: nel momento in cui il
in generale un pubblico ufficiale, ma in particolare un agente, un ufficiale di polizia che ferma una persona e ha la necessità di identificarlo, comunque di sapere alcune notizie relative alla propria persona, deve chiedere formalmente le generalità, non il documento di identità o il documento di riconoscimento. Colgo l'occasione per ricordare la differenza tra il documento di identità, che per antonomasia nell'ordinamento italiano è la carta di identità, tra l'altro ricordo che la carta di identità non necessariamente è presente in tutti i paesi, ma solo in alcuni, per esempio in Inghilterra mi risulta che non hanno la carta di identità ma hanno soltanto il passaporto. Dicevo, il documento di riconoscimento invece è un documento che, pur non essendo stato rilasciato con la precisa finalità di identificare la persona, è idonea a farlo riconoscere. Ad esempio abbiamo parlato del passaporto. Il passaporto è un titolo di viaggio. Il passaporto è un documento che viene rilasciato a un cittadino di uno Stato che gli consente di uscire da quello Stato e farne rientro. Siccome presuppone la previa identificazione della persona, quindi quella persona che è munita di quel documento originale è verosimilmente identificabile, quindi riconoscibile. Ecco perché sul piano tecnico possiamo distinguere i documenti di identità dai documenti di riconoscimento. Più in generale, la legge italiana prevede che tutti i documenti rilasciati da una pubblica amministrazione muniti di fotografia e sottoscritti da un pubblico ufficiale sono da considerare documenti di riconoscimento. Questa è ovviamente una generalizzazione che fa parte di una chiacchierata, poi ci sono delle specificità che sono un pochino più particolari, però generalmente la patente di guida, il libretto ferroviario, il libretto di navigazione sono tutti documenti di riconoscimento, consentono di riconoscere la persona. Però, ripeto, questi documenti non sono obbligatori per essere identificati. Quindi l'unico modo, l'unico obbligo che il cittadino ha di fronte a un pubblico ufficiale, più specificamente di fronte a un organo di polizia, è quello di rilasciare le proprie generalità qualora richieste. È chiaro che la richiesta delle generalità, come di qualsiasi altro tipo di informazione che il pubblico ufficiale o l'autorità di polizia richiede al cittadino, deve essere comunque motivata. Questo è un principio cardine del nostro ordinamento, la motivazione. Non si riconosce all'autorità di polizia il potere di controllo fine a se stesso. Non è tanto per far piacere alla persona che indossa l'uniforme, una sorta il potere in senso potere pubblico è una funzione, non è il riconoscimento di una prerogativa. Quindi l'uniforme non serve per avere la percezione, la sensazione che le persone siano sottomesse all'autorità della persona che indossa l'uniforme. Le persone non sono sottomesse, ma sono controllate dall'istituzione per finalità sempre di interesse pubblico. Ecco perché qualsiasi atto della pubblica amministrazione, compresa la richiesta di generalità, deve essere motivato. Quindi attenzione anche in questo caso: quando ci troviamo a fermare le persone e le vogliamo identificare, dobbiamo motivare perché andiamo a identificarle, perché andiamo a chiedere determinati tipi di informazioni. Insisto su questo punto perché molto spesso, tra le varie scriminanti che esistono, la legittima difesa, la causa di forza maggiore, l'esercizio di un diritto, esiste un'altra scriminante poco conosciuta, perché non c'entra niente col codice penale, è frutto di un decreto luogotenenziale all'epoca del previgente, della previgente normazione, e poi reinserita
nel nuovo codice di procedura penale, del codice Vassalli, proprio all'interno del codice di procedura penale, cioè l'atto arbitrario del pubblico ufficiale. È una scriminante speciale. Se il pubblico ufficiale nel fare il proprio dovere, le proprie attività, commette arbitrariamente un atto, se in conseguenza di quell'atto arbitrario la persona commette un reato contro la pubblica amministrazione, poniamo il caso specifico, fermiamo una persona, gli chiediamo le generalità senza specificare le motivazioni per cui procediamo in ordine a quella identificazione o a quella richiesta di generalità più in generale, e la persona magari ci chiede: ma per quale motivo dovrei darle le mie generalità? Per quale motivo mi chiede cose che appartengono alla mia riservatezza, e il pubblico ufficiale insiste senza motivare, si può configurare l'atto arbitrario, e quindi l'eventuale reazione per giusta causa viene scriminata dall'atto arbitrario del pubblico ufficiale. Quindi attenzione sul piano operativo, la richiesta va sempre fatta legittimamente. Salutare con educazione, possibilmente al berretto, sono aspetti, se vogliamo, marginali, ma possono diventare importanti anche nella descrizione di che cosa è successo. Dopodiché chiedere, motivando quello di cui abbiamo bisogno, e poi procedere. Procedere a che cosa? Se la persona risponde e quindi fornisce le proprie generalità: mi chiamo tal dei tali, sono nato il, sono qua perché sto aspettando una persona, oppure sto lavorando, faccio questo mestiere, beh, nulla questi, non ci sono problemi, la persona ha adempiuto, ne daremo atto, faremo presente molto probabilmente che l'abbiamo controllata, perché è chiaro che se siamo andati a fare il controllo di una persona ci deve essere un motivo, non è che l'abbiamo controllato tanto per divertirci a controllare le persone o fare degli esercizi professionali. Lo facciamo perché probabilmente c'è stato un esposto, perché siamo a fare una serie di controlli di istituto, e quindi dobbiamo lasciare traccia di quello che abbiamo fatto, perché è utile sapere che magari determinate persone si trovavano in una determinata località. Ad esempio, nel sistema di investigazione, cosiddetto SDI, vengono registrati tutti i controlli di polizia con questo preciso scopo: capire, soprattutto determinate persone, dove erano e che cosa stavano facendo. Oppure la persona potrebbe rifiutarsi. Come dicevo prima, la Cassazione è chiara: basta si rifiuti la prima volta, contravvenzione, quindi notizia di reato. A questo punto, affinché si possa notiziare il pubblico ministero circa l'ipotesi di reato prevista e punita dall'articolo 651 del codice penale, è necessario a questo punto identificare la persona. Ecco che il documento può diventare strumento di identificazione. Quindi, se la persona che noi abbiamo tentato di generalizzare, richiedendogli le generalità, non ha ottemperato, è munita di un documento di identità, possiamo accontentarci del documento di identità e quindi trarne i dati personali e quindi denunciarlo. Questo non vuol dire, perché poi ci ha dato il documento di identità, che la situazione si sia risolta. Nel momento in cui la persona si è rifiutata, scatta la contravvenzione. Si va di bene. La denuncia è atto dovuto, non è che è una cosa che decide lì per lì il pubblico ufficiale. Ovviamente decide lì per lì il pubblico ufficiale se esistono delle condizioni che fanno comprendere la completa estraneità al fatto dell'autore. Quindi è una valutazione che fa il pubblico ufficiale nel merito, ma se esiste un minimo di consapevolezza nel rifiuto da parte dell'indagato, questi deve essere denunciato all'autorità giudiziaria, al pubblico ministero. Quindi si procede all'identificazione, dicevo, forse tramite il documento, se il documento ci soddisfa, se il documento ce l'ha. Se il documento non ce l'ha, si procede con fotosegnalamento. Ma prima di dire questo, è
importante far presente che c'è un caso effettivamente previsto dall'articolo 4, se non sbaglio, del TULPS, dove la persona deve essere munita di documento di identità. Parliamo delle persone pericolose che hanno questo obbligo in ragione di un provvedimento, quindi di una misura prevista dall'autorità giudiziaria che impone alla persona di essere munita di un documento. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se la persona in sede di controllo, chiediamo le generalità, non le fornisce, gli chiediamo il documento, non ce l'ha, bene, il reato di cui l'articolo 651, la contravvenzione di cui l'articolo 651 concorre con la contravvenzione all'articolo 4 del TULPS. Perché, sebbene obbligata ad avere con sé il documento di identità, non lo aveva al seguito. E quindi ci saranno due contravvenzioni in concorso. Se poi la persona ha fornito queste generalità successivamente, quindi è già scattata la contravvenzione, e successivamente le fornisce false, il concorso della contravvenzione al 651 concorre con l'articolo 495 dello stesso codice. Ma andiamo a, abbiamo detto, a sottoporre la persona a fotosegnalamento, cioè andiamo a identificare. Come avviene il fotosegnalamento? Il fotosegnalamento avviene tramite previo accompagnamento della persona presso un gabinetto di polizia scientifica, dove vengono prese le impronte digitali, vengono fatti dei controlli, se ci sono i precedenti SD, se ci sono degli alias, cioè se questa persona era già stata controllata con altri nomi. Solitamente questo avviene a carico di zingari, di persone straniere o anche italiane. A questo punto, tramite l'impronta digitale, laddove la persona non fosse mai stata segnalata, non fosse mai stata fotosegnalata precedentemente, la persona viene identificata sulla base delle impronte digitali. Scusate la ripresa notturna, ma in qualche modo, ecco, fa anche riflettere sulla pericolosità di certi controlli. Quando siamo di notte, ovviamente le precauzioni devono essere maggiori, proprio perché il clima nel quale operiamo è anche quello che possiamo vedere ogni tanto nella ripresa. Poi qualcosa dirò anche in merito a questo fatto, a questa circostanza di particolare esposizione al pericolo degli organi di polizia soprattutto. Quindi fotosegnalamento. Il trasferimento, ecco, quando parliamo di accompagnamento, tecnicamente dobbiamo intendere l'azione coercitiva dell'organo di polizia, quindi il prendere la persona e accompagnarla in senso fisico presso il gabinetto di polizia scientifica. È chiaro che di fronte a una persona che, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha compreso di avere fatto un errore e comprende che a questo punto deve essere fotosegnalata in maniera più puntuale e non oppone nessuna resistenza, beh, a questo punto, salvo che non esistano ipotesi di reato, il tempo strettamente tecnico per il fotosegnalamento rientra nella procedura amministrativa, quindi non sono previste particolari procedure, tantomeno procedure penali. Altra cosa invece è l'accompagnamento coattivo, cioè se la persona ha rifiutato di dare le proprie generalità, o più semplicemente, non necessariamente ha rifiutato di dare le proprie generalità, ma semplicemente abbiamo dei sospetti sulla sua identità personale, avesse anche consegnato un documento, ma noi abbiamo dei sospetti sulla sua identità personale, possiamo procedere a fotosegnalamento previo accompagnamento.
quindi la persona può anche rifiutarsi, ma in questo caso noi possiamo, noi come organo di polizia, ora sto parlando in termini di organo di polizia, non tanto di pubblico ufficiale, come organo di polizia lo possiamo anche accompagnare coattivamente, quindi presso il gabinetto di polizia scientifica, per procedere al, al cosiddetto fotosegnalamento. In questo caso si profila un'ipotesi di reato, e siccome siamo lì per identificare la persona che, la quale abbiamo privato della libertà personale, il trattenimento in loco non può essere superiore alle 12 ore, articolo 349 del codice di procedura penale. Quindi nel momento in cui decidiamo di accompagnare la persona presso il gabinetto di polizia scientifica per il successivo fotosegnalamento, necessariamente dobbiamo informare l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero di turno, e dirgli: bene, alle ore del giorno ho provveduto ad accompagnare tizio perché è successo questo. Se l'autorità giudiziaria non lo oppone, noi potremo trattenere la persona fino a un massimo di 12 ore, e se vi sono difficoltà nell'identificazione, previa autorizzazione del pubblico ministero, potremo procedere ad un ulteriore fermo di identificazione che comunque non deve protrarsi oltre le 24 ore. Quindi normalmente 12 ore, fino a un massimo di 12 ore, in via eccezionale fino a un massimo di 24 ore, anche con possibilità talvolta di fare anche altri tipi di esami tipo DNA. Questo è il fermo di identificazione o di polizia giudiziaria, quindi io ti fermo per controllare, per identificarti in quanto ti voglio denunciare perché hai commesso un reato. Un altro tipo di fermo, quindi c'è un reato di mezzo. In altro caso, quindi il cosiddetto fermo di prevenzione, invece, procediamo al fermo, possiamo procedere al fermo delle persone pericolose o sospette, quindi che hanno, ci hanno dato motivo della loro pericolosità, del loro sospetto, in ragione sempre di cose motivate. E questo tipo di attività, quindi, che non presuppone l'accertamento di reati, ma semplicemente il sospetto che questa persona ne possa commettere, anche di gravi, questo tipo di potere di controllo deriva da, dalla cosiddetta legge Cossiga, se non sbaglio, un decreto legge del 79, in ragione del quale le persone potevano essere fermate per essere identificate qualora appunto avessero mostrato un comportamento, un atteggiamento che destava sospetto, pericolo per la sicurezza pubblica. Siamo nel pieno degli anni di piombo, è chiaro che questo provvedimento è scaturito dall'esigenza di garantire, di prevenire determinati fatti molto gravi, quale appunto attentati o cose di questo tipo, di natura terroristica. Il decreto taluno lo ritiene ormai superato, tal'altri lo ritengono applicabile, quindi senza ipotesi di reato che ne giustificano l'applicabilità in quanto è preventivo, ma il limite originario, e cioè il fermo di 24 ore, va ritemperato alla luce di quanto è previsto dall'articolo 349. Quindi passi che si possa applicare un fermo di prevenzione nei confronti di persona che non è sospettata di reato, ma è sospettata di poter commettere dei fatti gravi, ma eventualmente in tal caso il fermo di identificazione non può superare le 12 ore, come l'articolo 349 del codice di procedura penale, di cui abbiamo detto. Vado a concludere con questi, sempre informando, ecco, anche altro punto, a garanzia della difesa della persona. È chiaro che la privazione della libertà personale è fatto che è contrario alla Costituzione, salvo che non sia disposto dall'autorità giudiziaria. Quindi anche in questo caso la polizia non può disporre il fermo di identificazione se non previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e
quindi nel caso anche del fermo di prevenzione la polizia giudiziaria provvederà ad informare in merito il PM di turno, il quale se vorrà potrà revocare immediatamente il provvedimento, altrimenti attenderà che l'identificazione sia giunta a compimento e la persona venga liberata oppure nei suoi confronti vengano adottate quelle misure ritenute più idonee allo scopo. Un'ultima notazione, dicevo siamo di notte e è chiaro che di notte i rischi sono maggiori che di giorno, non tanto perché circolano persone peggiori o migliori di quelle che circolano il giorno, ma perché la notte nasconde dei tranelli che ci potrebbero esporre a gravi rischi. Quindi sempre mantenere un certo livello di distacco dalla persona che fermiamo, consigli banali ma fa bene a tutti, compresa a chi in questo momento li esprime. Quindi mantenere sempre una certa distanza, mai entrare in confidenza, ad una distanza, chiamiamola di confidenziale, che può portare la persona proprio anche in termini psicologici a entrare in confidenza, a darci del tu, a prendere meno precauzione, a sentirci alla pari. Noi non dobbiamo essere alla pari durante un controllo, ma non per un fatto di orgoglio personale, di spirito di corpo, di no, ma perché stiamo facendo un'attività pericolosa, è opportuno che il soggetto, che potrebbe essere un delinquente, una persona anche pericolosa, quindi abbia un senso di essere soggetto a controllo e quindi magari non sia portato ad aggredire l'organo, quindi noi che lo stiamo controllando. Quindi mantenere una certa distanza, un certo distacco, sempre con educazione ovviamente, perché va rispettata la persona in quanto tale, sempre stare in una posizione di sicurezza, quindi ad una distanza che non consenti un'eventuale aggressione nel caso di una persona che conduce un veicolo e noi siamo a terra, evitare di porci immediatamente di fianco al conducente o comunque al passeggero, ma un pochino arretrati rispetto alla sua posizione, almeno dietro il sedile di guida del passeggero, in modo tale che se la persona volesse attingerci con un'arma da fuoco dovrebbe fare dovrebbe subire uno spostamento che ci metterebbe nella condizione di percepire il rischio e magari difenderci da quello che ne potrebbe derivare. Ecco, io adesso sono praticamente arrivato, quindi termino la chiacchierata sperando anche in questo caso di avere dato degli stimoli giusti per riflettere su quello che in certi casi è possibile fare e talvolta è opportuno fare. Grazie, a risentirci alla prossima.